Tempo scaduto per le decisioni sulla TASI. I consigli comunali avevano tempo fino al 10 settembre per deliberare sulle aliquote applicabili. Nei comuni che non hanno deliberato in tempo si applicherà l'aliquota base dell'1 per 1000 e bisognerà versare in una unica soluzione entro il 16 dicembre. Nelle città che invece hanno deliberato entro il 10 settembre e in cui non si è già pagato a giugno o nelle diverse scadenze stabilite a livello locale, l'acconto andrà versato entro il prossimo 16 ottobre. Le aliquote sono quelle decise nella delibera comunale, che ha grande autonomia nella definizione del tributo. Il comune può esentare la prima casa oppure estendere la tassa sugli altri immobili, sommando così la TASI all'IMU. Fanno eccezione i terreni agricoli, su cui si paga solo l'IMU. Secondo alcune simulazioni, l'aliquota media sull'abitazione principale, fissata dai primi 4.000 sindaci che hanno deliberato, è pari all'1,94 per 1.000. In un comune su due, inoltre, l'imposta si applica anche sugli immobili diversi dalla prima casa, con un'aliquota media dell'1,29 per 1.000. Solo il 15% riesce ad esentare completamente la prima casa. Negli altri, le detrazioni, che per l'IMU erano automatiche, sono invece piuttosto rare. Le prevede soltanto il 43% delle città che tassano l'abitazione principale. Le modalità di calcolo sono simili a quelle dell'IMU, occorre partire dalla rendita catastale dell'immobile che è contenuta nella visura o nel rogito. Per chi non riuscisse a trovarla, c'è comunque a disposizione il servizio di ricerca sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Una volta stabilita l'imposta annua, determinata tenendo conto di detrazioni, quota e mese di possesso, bisognerà dividere la cifra ottenuta per due. Solo allora si arriverà all'importo da versare in acconto entro il 16 ottobre.